Il sottotolente Gustl. Quanto durerà ancora? Devo guardare l'orologio. Probabilmente non sta bene in un concerto così serio. Ma chi se ne accorge? Se qualcuno mi vede è distratto quanto me e di lui non ho bisogno di aver soggezione. Appena le dieci meno un quarto. Mi sembra di star seduto qui da tre ore. È che non ci sono abituato. Che concerto è? Devo guardare il programma. Sì, giusto. Oratorio. Credevo messa. Musica del genere sarebbe andata solo in chiesa. La chiesa ha anche di buono che si può andare via in qualsiasi momento. Avesse almeno un posto d'angolo. Beh pazienza pazienza anche gli oratori finiscono forse è bellissimo ma io non sono nello stato d'animo adatto e come potrei esserlo quando penso che sono venuto qui per sfagarmi avrei fatto meglio a regalare il biglietto a Benedek a lui piacciono queste cose suona anche il violino lui ma allora si sarebbe offeso Copeschi è stato certo molto simpatico da parte sua, perlomeno l'intenzione era buona. Un bravo ragazzo l'unico su cui si possa contare. Sua sorella canta tra quelli lassù. Almeno cento vergini tutte vestite di nero. Come fare per riconoscerla? Appunto perché lei canta nel coro. Copeschi ha avuto il biglietto. Ma perché non c'è venuto lui? Però cantano benissimo. È molto commovente, certo. Bravi, bravi. Sì, applaudiamo anche noi. Il mio vicino applaude come un forsennato. Mi piace poi veramente tanto. La ragazza nel palco di fronte è molto carina. Guarda me o quel signore là con la barba bionda? Ah, una solo. Chi è? Contralto, signorina Walker. Soprano, signorina Michelec. Questo è probabilmente il soprano. È un pezzo che non vado più all'opera. All'opera mi diverto sempre, anche quando è noiosa. Dopodomani potrei andarci di nuovo a vedere la traviata. Sì, dopo domani sarà forse già un cadavere. <ride> Sciocchezza, sciocchezze, non ci credo neppure io. Aspetti un po', dottore, le passerà la voglia di fare certe osservazioni. La punta del naso le taglierò. E solo potessi vedere bene quella lì nel palco. Vorrei farmi prestare il binocolo del signore accanto a me, ma quello mi mangia di certo se lo disturbo nel suo raccoglimento. Dove si trova la sorella di Copeschi? Riuscirei a riconoscerla? L'ho vista solo due o tre volte. L'ultima al circolo ufficiali. Saranno proprio tutte ragazze per bene? Tutte cento? Ma che? Con la collaborazione della società corale. Società corale? Strano. Me la son sempre raffigurata come qualcosa di simile alle cantanti ballerine viennesi, cioè ho sempre saputo che è qualcosa di diverso. Beh, ricordi, quella volta al Store. Game si chiamava? E poi mi ha mandato una volta una cartolina illustrata da Belgrado. E anche un bel posto. Scopezzi se la passa bene. A quest'ora sarà già da un pezzo in trattoria a fumarci sua virginia. Che ha da guardarmi di continuo quel tipo là di fronte? Ho l'impressione che si accorga che mi annoio e che questo non è il mio ambiente. Le consiglierei di fare un viso un po' meno insolente, altrimenti l'affronto dopo nel foyer. Guarda dall'altra parte. Com'è che tutti hanno così paura del mio sguardo? Hai eh, i più bei occhi che mi sia mai capitato di vedere, ha detto giorni fa alla Steffi. Oh, Steffi, Steffi, Steffi. La colpa è proprio di Steffi. Se devo starmene seduto qui a sentirmi per ore questa lagna. Ah, queste eterne lettere di rifiuto di Steffi cominciano a darmi veramente sui nervi. Che bella serata avremmo trascorso oggi. Avrei una gran voglia di leggere la letterina di Steffi. Eccola qui. Ma se tiro fuori il portafogli, il tipo vicino a me mi mangia. In fondo so quello che c'è scritto. Non può venire perché deve andare fuori a cena con lui. <ride> è stato divertente la settimana scorsa quando era con lui alla Gartenbaugesellschaft e io di fronte a Copeschi. Mi lanciava continuamente delle occhiatine di intesa e lui non se n'è accorto di nulla. <ride> Incredibile. Peraltro deve essere un ebreo. Certamente lavora in una banca. E i baffi neri? Pare sia anche tenente alla riserva. Beh, che non gli capiti di venire a fare le esercitazioni d'armi nel mio reggimento. Non capisco perché continuino a promuovere ufficiali tanto ebrei. Al diavolo, tutto l'antisemitismo. Recentemente a ricevimento, dove ha avuto il battibecco con quel dottore, Daiman Pare che anche i Mannheimer siano ebrei battezzati naturalmente, ma non ne hanno per nulla l'aspetto. Specialmente la signora così bionda. Bellissimo personale. Tutto sommato è stato molto divertente. Pranzo eccellente, sigari magnifici. Certo, quando si ha denaro. Eh, bravi, bravi. Finirà presto adesso. Sì, ora si alzano tutti in piedi quelli lassù. Fa un bellissimo effetto imponente. Anche l'organo. L'organo mi piace moltissimo. Meraviglioso, molto bello. È proprio vero. Bisognerebbe andare più spesso ai concerti. È stato bellissimo, dirò a Copeschi. Lo incontrerò oggi al caffè. Ah, non ho proprio voglia di andare al caffè. Ieri mi ci sono così guastato il sangue. 160 fiorini perduti in una sola volta, che idiozia! E chi ha vinto tutto? Balert, proprio lui, che non ne ha bisogno. In fondo è anche colpa di Balert se sono dovuto venire a questo stupido concerto. Certo, altrimenti oggi avrei potuto giocare di nuovo, forse anche in parte rifarmi. Ma è un bene che abbia dato a me stesso la parola d'onore di non toccare carta per un mese intero. Chissà. Che faccia farà di nuovo mamma, quando riceverà la mia lettera? Ah, Vada dallo zio, chiedenelo a Palate, che contano per lui qualche centinaio di fiorini. Se solo riuscissi a ottenere che mi desse un regolare sussidio, ma okay, che bisogna medicare ogni soldo extra? E poi la solita canzone. L'anno scorso il raccolto è andato male, se quest'estate andasse di nuovo per quindici giorni dallo zio. Veramente laggiù ci si annoia da morire. E ritrovassi... Come si chiamava? È strano. Non riesco a ricordarmi i nomi. Ah sì. Etelka. Non capivo una parola di tedesco, ma non era neppure necessario. Ho non ho avuto proprio bisogno di parlare. Sì, sì, farà bene. Quindici giorni di aria buona e quindici notti di Etelka o qualcun'altra. Ma dovrei anche trascorrere di nuovo una settimana con papà e mamma. Brutta c'era aveva mamma a Natale. Ora l'umiliazione sarà già superata. Al posto suo sarei contento che papà è andato in pensione. E clara, un marito lo troverà ancora. Lo zio può ben sborsare qualcosa 28 anni. Non è poi così vecchia. Steffi non è sicuramente più giovane, ma è strano. Certe donne si mantengono più a lungo giovani. Quando si pensi in amaretti ultimamente nella Malan Saint Chin trentasette ce li aveva di sicuro e all'aspetto. Non avrei certo detto di no. Peccato che non me lo abbia chiesto! Oh, comincia a far caldo! Ancora non è finito. Non vedo l'ora di uscire all'aria aperta. Andrò un po' a passeggio per il ring. E poi ha letto presto, per essere in gamba domani pomeriggio. Strano, quanto poco ci pensi, ma è del tutto indifferente. La prima volta ero un po' eccitato, non che abbia avuto paura, ma la notte prima ero nervoso. Si capisce, il tenente Bisenza era un avversario serio, eppure non mi è successo nulla. È passato già un anno e mezzo. Come passa il tempo? E se non mi ha fatto nulla bisan il dottore non mi farà nulla di certo. Sebbene proprio questi schermitori maldestri siano talvolta i più pericolosi. Dostinski mi ha raccontato che per poco non lo infilzava un tipo che prendeva per la prima volta in mano una sciabola, e Dostinski è oggi maestro di scherma alla milizia territoriale. Certo, chissà se allora era già così bravo. La cosa più importante è sangue freddo. Non sono più nemmeno veramente adirato. Eppure è stata una sfacciataggine, incredibile. Certamente non avrebbe osato se non avesse bevuto poco prima dello champagne. Una tale sfacciataggine. Ma certo un socialista. I legulai sono al giorno d'oggi tutti socialisti, una masnada. Il loro più grande desiderio sarebbe quello di abolire subito l'esercito. Ma chi li difenderà quando li assaliranno i cinesi? A questo non ci pensano, imbecilli. Ho fatto proprio bene ad agire così. Sono contento di non averlo più mollato dopo che ha fatto quell'osservazione. E ci penso mi imbestialisco. Ma mi sono comportato magnificamente. Anche il colonnello ha detto «Comportamento assolutamente corretto». La cosa finirà col Giovarmi. Conosco alcuni che l'avrebbero fatta passar liscia al giovanotto. Miller sicuramente avrebbe agito di nuovo obiettivamente o in maniera simile. Ad essere obiettivi c'è da far sempre una figuraccia. Signor Tenente, già il modo come ha detto Signor Tenente era insolente. Dovrà pur convenire con me. Come fu che arrivammo a parlarne? Come mai ho intavolato una discussione con quel socialista? Come è cominciata? Mi sembra che fosse presente anche quella signora Bruna che ho condotto al buffet e poi quel giovane che dipinge scene di caccia. Come si chiama? Per l'anima mia. È lui che ha colpa di tutto. Ha parlato delle manovre e poi è sopraggiunto quel dottore e ha detto qualcosa che non mi andava a genio. Ha parlato di giochetti di guerra o roba del genere. Ma a questo punto sono potuto ancora intervenire. Sì. E poi si è discusso delle scuole per allievi ufficiali. Sì, è andata proprio così. E io ho raccontato di una festa patriottica. E allora il dottore ha detto, non subito, ma il discorso ha preso le mosse dalla festa: Signor Tenente, dovrà pur convenire con me che non tutti i suoi camerati hanno intrapreso la carriera militare esclusivamente per difendere la patria. Una tale sfacciataggine. E un individuo simile osa dire questo in faccia a un ufficiale. Se solo potesse ricordarmi cosa gli ho risposto. Ah sì, qualcosa come di persone che si miscano in fatti di cui non capiscono nulla. Sì, giusto. E poi c'è stato uno che voleva comporre la questione amichevolmente, un signore anziano con un raffreddore cronico. Ma io ero troppo furibondo. Il dottore ha parlato con un tono tale che sembrava volesse riferirsi proprio a me. Avrebbe dovuto solo aggiungere che mi hanno espulso dal liceo e che perciò... Sono stato ammesso alla scuola allievi ufficiali. La gente non può proprio capire uno come noi. È troppo stupida per questo. Se solo mi ricordo quando ho indossato la prima volta la divisa, una sensazione come quella non la prova certo nessuno. L'anno scorso alle manovre avrei dato chissà che se improvvisamente si fosse fatto sul serio. E Mirovich mi ha detto di aver avuto la stessa sensazione. E poi? Quando sua altezza ha passato in rivista a cavallo le truppe e il discorso del colonnello, bisognava essere dei veri e propri mascalzoni per non sentirsi balzare il cuore in petto. E poi se ne viene uno scribacchino simile che per tutta la vita non ha fatto altro che starsene seduto dietro i libri e si permette un'osservazione insolente. Ah, aspetta un po', mio caro, ti metterò fuori combattimento proprio così, fuori combattimento. Sì. Che c'è? Adesso dovrà pur finire. Voi i suoi angeli lodate il Signore. Sicuro, questo è il coro finale. Meraviglioso, bisogna convenire. Meraviglioso. Ora ho completamente dimenticato quella lì nel palco. Che poco fa ha cominciato a civettare. Dove mai? C'è andata via. Quella tra di fronte sembra anche molto carina. Veramente una stupidaggine che non abbia un binocolo con me. Grummentaler è giudizioso, lascia sempre il suo binocolo alla cassa del caffè, così non c'è pericolo di dimenticarselo. E la piccola Lì dinanzi a me si voltasse solo una volta. Non è stata seduta sempre tutta buona. Quella accanto a lei è sicuramente la mamma. Non dovrei una buona volta pensare seriamente al matrimonio. Willie non era più vecchio di me quando ha fatto il gran passo. E pur qualcosa avere sempre una graziosa donnina a disposizione, a casa. È stupido che Steffi proprio oggi non abbia tempo. Se almeno sapessi dov'è, andrei a sedermi di nuovo di fronte a lei. Sarebbe una bella storia. E lui venisse a sapere, allora dovrei mantenerla io. Se penso a quello che costa a Fliss, la sua relazione con la Winterfeld. E lei lo tradisce, in tutti i modi. Ancora una volta andrà a finire male. Bravi, bravi. Ah, è finito. Che piacere potersi alzare e muoversi, se questo qui lo permette. Quanto impiegherà ancora a riporre il binocolo nell'astuccio? Perdò, perdò. Mi vuole lasciar passare? Che pigia pigia. È meglio lasciar passare la gente. Che di elegante. Saranno veri, i brillanti. Carina quella. Come mi guarda. Oh, signorina, certo che vorrei. Oh, il naso, ebrea. Ancora un'altra. Eppure è incredibile. Anche qui la metà sono ebrei. Neppure un oratorio si può godere in pace. Bene, ora accodiamoci, perché spinge quell'idiota dietro di me? Mi farà passare la voglia. Ah, un signor anziano. Chi mi saluta di là? Riverisco, riferisco. Non ho la minima idea di chi sia. La cosa più semplice sarebbe andare subito a cenare dai Leidinger, oppure alla Gartenbaugesellschaft. Che ci sia anche Steffi, perché non mi ha scritto che sarebbe andata con lui? Non lo sapeva ancora neppure lei. Veramente terribile vivere sempre soggetta a qualcuno. Povera creatura. Bene, ecco l'uscita. Ah, ma quella è bellissima, tutta sola, come sorride! Questa sarebbe un'idea. Ora la seguo. Adesso scendiamo le scale. Oh, un maggiore del 95 ⁇ Ha risposto molto gentilmente al mio saluto. Non ero dunque l'unico ufficiale qui. Dov'è quella graziosa ragazza? Anna, ah, no, è ferma vicino alla ringhiera. Bene, ora bisogna andare ancora a guardaroba. Speriamo che la piccola non mi sfugga. Eccomi gabbato, infame birichina. Si fa venire a prendere da un Signore e ora continua a sorridermi. Non ce n'è nessuna per cui valga la pena. Per Dio, che resta a guardaroba. È meglio aspettare ancora un po'. Ecco se quell'imbecille potesse prendere il mio numero. Ehi, eh, 224. È appeso lì, ma non ci vede. Eccolo lì. Ah, grazie a Dio. Permesso. Il grassone blocca quasi tutto il guardaroba. Permesso? Calma, calma! Che dice il tipo? Solo un po' di pazienza. Bisogna che gli risponda. Faccia posto! Non abbia fretta. Che dice costui? Ma è un'insolenza! Non posso passarci su. Silenzio! Come dice? Che razza di tono! Ma questo è troppo! Non spinga! Tenga il becco chiuso, lei! Non avrei dovuto dirlo. Sono stato troppo villano. Beh, ormai è fatta. Come dice... Ora si volta. Ma lo conosco, Per bacco, È il fornaio che viene sempre al caffè. Che ci fa qui? Ha certo una figlia o qualcun altro dell'Accademia di canto? Sì, ma che succede? Che fa ora? Mi sembra proprio... Sì, per l'anima mia. Ha afferrato l'impugnatura della mia sciabola. Ma è pazzo? Lei, signor. Lei, signor tenente. Stia zitto ora! Che dice mai? Per l'amor di Dio non avrà sentito qualcuno? No, parla a bassa voce. Ma perché non molla la sciabola? Per Dio ho capito! Devo reagire con forza. Non riesco a togliergli la mano dall'impugnatura. L'importante è che non succeda uno scandalo ora. Vuol vedere che il maggiore è proprio dietro di me? C'è qualcuno che si possa accorgere che tiene stretta l'impugnatura della sciabola? Ma parla con me. Che dice mai? Signor Tenente, se fa il benché minimo scalpore, le tiro fuori la sciabola dal fodero, la faccio in due e mando a pezzi il comando del suo reggimento. Ha capito, ragazzaccio? Che ha detto? Mi sembra di sognare. Dice veramente a me? Dovrei rispondere qualcosa. Ma questo fa sul serio estrae veramente la sciabola. Per Dio, lo fa veramente. Sento già che dà degli strappi. Ma chi dice? Per l'amor di Dio, niente, scandali. Che dice ancora? Ma non ne voglio rovinare la carriera. Dunque, se ne stia buono. E non abbia paura. Non ha sentito nessuno. È tutto a posto. Bene. E affinché nessuno creda che abbiamo litigato, ora sarò molto cortese con lei. Riverisco, signor tenente, molto piacere. Riverisco. Dio benedetto. Ho sognato. L'ha detto veramente? Dove mai ora? Eccolo là. Dovrei sfoderare la sciabola e farlo a pezzi. Per l'amor di Dio, non ha sentito nessuno? No, ha parlato a voce molto bassa, nell'orecchio. Ma perché non vado, e gli spacco il cranio? No, non è possibile, non è possibile. Avrei dovuto farlo subito, ma perché non l'ho fatto subito? Non ho potuto. Non ha mollato l'impugnatura e lui è dieci volte più forte di me. Se avessi detto ancora una parola... Mi avrebbe veramente aspettato la sciabola. Devo essere contento che non abbia parlato ad alta voce. Se qualcuno avesse sentito, dovrei spararmi stante pede. Forse è stato veramente un sogno. Perché mi fissa così quel signore laggiù vicino alla colonna? Chi abbia forse sentito qualcosa? Glielo domanderò. Domandare? Ma son pazzo? Che aspetto avrò mai? Si nota in me qualcosa? Devo essere molto pallido. Dov'è quel cane? Devo ammazzarlo. Mi è andato via. Veramente è già tutto vuoto. Ma dov'è il mio cappotto? Lo ho già indossato. Non me ne sono per nulla accorto. Chi mi ha aiutato? Ah, quello là. Devo dargli una mancia. Bene. Ma cos'è? È accaduto veramente? Qualcuno mi ha veramente parlato in questo modo? Qualcuno mi ha veramente chiamato ragazzaccio? E io non l'ho ammazzato all'istante, ma non ho potuto. Aveva un pugno di ferro, me ne sono stato lì come inchiodato al suolo. No, devo aver perduto la ragione, altrimenti con l'altra mano avrei... Ma allora avrebbe estratto la mia sciabola e l'avrebbe spezzata e... Addio, sarebbe finita. E dopo, quando si è allontanato, era troppo tardi. Non potevo mica trafiggerlo alle spalle. Che? Sono già in strada mi ha fatto a uscire. Fa così fresco? Eh, questo vento fa bene. Chi eri di fronte? Perché guardano nella mia direzione? Che abbiano sentito qualcosa? No, nessuno può aver sentito nulla, nessuno certo. Subito dopo mi sono guardato intorno. Nessuno si è curato di me, nessuno ha sentito nulla. Ma l'ha detto, anche se nessuno ha sentito nulla, l'ha ben detto. E io me ne sono stato lì senza reagire, come tramortito. Ma non potevo dire né far nulla. L'unica cosa che mi rimanesse da fare era stare zitto, zitto, zitto. È terribile, è insopportabile. Devo ucciderlo, dovunque l'incontro. Questo osa dirmi uno qualunque, un individuo simile, un simile figlio di cane. E mi conosce anche, per Dio, mi conosce, sa chi sono può raccontare a ognuno che mi ha parlato in quel modo. No, no, non lo farà, altrimenti non avrebbe parlato così piano. Ha anche voluto che lo sentissi io solo. Ma chi mi garantisce che tuttavia non lo racconti oggi o domani a sua moglie, a sua figlia, ai suoi conoscenti al caffè? Per carità, domani lo rivedrò. Quando domani andrò al caffè, siederà di nuovo là, come tutti i giorni, a giocare ai tarocchi col signor Schlesinger e col commerciante di fiori artificiali. No, 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 così non va. Quando lo vedo lo faccio a pezzi. No, non lo posso fare. Subito avrei dovuto farlo, subito, se solo fosse stato possibile. Andrò dal colonnello e gli riferirò la cosa. Certo, dal colonnello. Il colonnello è sempre molto cortese. E gli dirò, agli ordini, signor colonnello. Ha tenuto stretta l'impugnatura e non l'ha mollata. È stato proprio come se mi fossi trovato disarmato. Che dirà il colonnello? Che dovrà dire? C'è una sola cosa da fare: dimettersi ignominiosamente. dimettersi. Sono allievi quelli laggiù. Disgustoso. Finolte sembrano ufficiali. Salutano. Se sapessero, se sapessero. Oh, ecco il caffè Oh, Leitner. Certamente ci sarà qualche camerata. Forse anche qualcuno che conosco. E lo allora le contasse al primo che capita, ma così! come se fosse accaduto ad un altro. Sono già del tutto pazzo. Che vado facendo così, in giro? Che ci faccio per la strada? Sì, ma dove dovrei andare? Non volevo andare da Leidinger? <ride> Sedermi tra la gente. Credo che chiunque me lo leggerebbe in faccia. Sì, ma qualcosa dovrà pure accadere. Che dovrebbe accadere? Non a nulla, nulla. Nessuno ha udito nulla, nessuno sa nulla. Per il momento nessuno sa nulla. Se andassi ora a casa sua e lo scongiurassi di non raccontarlo a nessuno, eh? meglio bruciarsi subito le cervelle che compiere un atto simile. Sarebbe una cosa più ragionevole. Una cosa più ragionevole. Non c'è proprio nessun'altra possibilità, nessun'altra via. Se chiedessi al colonnello o a Kupeschi, o a Blany o a Friedmair. Ognuno direbbe: Non ti resta altro da fare. E se parlassi con Copeschi? Sì, sarebbe proprio la cosa più giusta. Anche per quanto riguarda la faccenda di domani. Sì, naturalmente per domani alle quattro nella caserma di cavalleria. Domani alle quattro mi devo battere. E non è più possibile, non sono più in grado di dare soddisfazioni. Stupidaggini, stupidaggini. Nessuno sa nulla, nessuno sa nulla tanta gente in giro a cui è accaduto di peggio. Cosa si è raccontato di Deckner quando si è sparato con Redorov? E la Corte d'Onore ha deciso che il duello poteva aver luogo. Ma come deciderebbe la Corte d'Onore nei miei riguardi? Ragazzaccio, ragazzaccio! E io me ne sono stato lì, fermo? santo cielo! Ma non importa, te ne ha conoscenza anche qualcun altro. Io lo so. E questo è l'essenziale. Io sento di essere un altro rispetto a un'ora fa, io so di non essere più in grado di dare soddisfazione e perciò devo spararmi. Non avrei più un minuto di pace nella vita, avrei sempre paura che qualcuno potrebbe venire a saperlo in un modo o nell'altro, e che qualcuno un giorno mi dica in faccia quello che è accaduto stasera. Che uomo felice che ero un'ora fa. Kopeschi doveva proprio regalarmi il biglietto e Steffi di sdirmi l'appuntamento. La donnaccia. Sì, dipende da cose simili. Nel pomeriggio era ancora tutto normale e ora sono un uomo perduto e devo spararmi. Ma perché corro in questo modo? Tanto non se ne scappa nulla. Quanti rintocchi suonano? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Le undici, le undici. Farebbe bene ad andare a cenare. Alla fine dovrò pure andare in qualche posto. Potrei sedermi in qualche betola, dove nessuno mi conosce. Dopotutto l'uomo deve mangiare, anche se poi subito dopo si uccide. <ride> la morte non è un gioco da bambini. Chi l'ha detto recentemente? Ma non ha nessuna importanza. Vorrei sapere chi se ne addolorerebbe di più. La mamma oppure Steffi? Steffi, Dio Steffi, non potrebbe neppure farsene accorgere. Altrimenti lui ne dà il ben servito, povera ragazza. Al reggimento nessuno immaginerebbe perché l'ho fatto. Si lambiccherebbero tutti il cervello. Perché Mangus si è ucciso? Nessuno potrebbe indovinare che ho dovuto spararmi perché un miserabile fornaio, un vigliacco, che per caso ha i pugni forti? Che idiozia, che idiozia! Per questo un ragazzo come me, così giovane ed elegante, deve... Sì. Dopo tutti direbbero «Non avrebbe dovuto farlo per una stupidaggine simile, è un peccato». Ma a chiunque domandassi ora, ognuno mi darebbe la stessa risposta. E io stesso, se me lo domando, che il diavolo mi porti? Siamo completamente inermi di fronte ai borghesi. La gente pensa che siamo avvantaggiati perché abbiamo una sciabola. E se qualcuno una volta si avvale dell'arma, ci caluniano come se fossimo degli assassini nati. Potrebbe anche uscire sul giornale. Suicidio di un giovane ufficiale. Come scrivono di solito? Si ignorano i motivi. <ride> Presso la sua bara piangono. Ma è proprio vero. Ho sempre la sensazione come se mi raccontassi una storiella. Ma è vero, devo uccidermi. Non mi resta altro da fare. Non posso correre il rischio che domattina Kopecki e Blanì mi restituiscano il cartello di sfida e mi dicano... Non possiamo farti da padrini. Sarai proprio un farabutto se esigessi da loro. Uno come me, che se ne sta lì, fermo, e si lascia dare del ragazzaccio. Domani lo sapranno tutti. È sciocco illudersi per un momento che un individuo simile non lo racconti ad altri. Dappertutto lo racconterà. Sua moglie lo sa già di certo. Domani lo saprà tutto il caffè. Lo sapranno i camerieri, il signor Schlesinger, la cassiera». E anche se si è proposto di non parlarne, lo dirà dopo domani, o se non lo dirà dopo domani, fra una settimana. E se anche stanotte gli piglia un colpo, io lo so comunque, io lo so, e io non sono il tipo che continui a portare l'uniforme e la sciabola dopo aver subito un tale oltraggio. Dunque, devo farlo e basta. Un fondo che importa. Domani pomeriggio il dottore potrebbe uccidermi in duello, cose simili sono già accadute. Il poverino di Bauer si è preso un'encefalite mentre tre giorni se n'è andato. E Brenich è caduto da cavallo e si è rotto l'osso del collo. E alla fin fine non c'è altra possibilità. Per me no, per me no. C'è gente che la prenderebbe più alla leggera. Dio, che razza di gente c'ha in giro. Ringheimer ha avuto uno schiaffo da un macellaio che l'aveva sorpreso con sua moglie. Ha dato le dimissioni, vive in qualche posto in campagna, si è sposato. Che ci siano donne che sposino un uomo simile. Per l'anima mia non gli stringerei la mano se tornassi a Vienna. Dunque hai sentito, Gust? Finita, finita, chiusa con la vita, punto e basta. Bene, ora lo so, una storia è molto semplice. Allora, in verità sono molto calmo, Del resto l'ho sempre saputo. Quando verrà il momento sarò calmo, molto calmo, ma non ho mai pensato che sarebbe finita così, che mi devo uccidere perché un simile... Ma forse non l'ho capito bene. Alla fine ha detto tutt'altra cosa. Ero completamente stordito da tutti quei canti e dal caldo. Forse ero pazzo e non è vero niente. <ride> non è vero. <ride> non è vero. Se lo sento ancora... Mi risuona ancora all'orecchio e sento ancora le dita contrarsi per lo sforzo quando tentai di allontanargli la mano dall'impugnatura della sciabola. È un uomo forte, un maciste, eppure io non sono un debole. Franzischia è l'unico al reggimento che sia più forte di me. Ecco l'Aspan quanto continuerò ancora a correre. Se vado avanti di questo passo, verso mezzanotte sarò a Cagran. <ride> per Dio. Come eravamo contenti quando vi giungemmo lo scorso settembre. Solo due ore, poi Vienna. Ero stanco morto quando arrivammo. Ho dormito tutto il pomeriggio come un ghiro e la sera eravamo di nuovo da Ronacher, Kopensky, Ladisner e... Chi c'era più con noi? Ah già, quell'allievo che durante la marcia ci ha raccontato gli aneddoti ebraici. A volte sono dei ragazzi simpatici questi ufficiali di complemento ma dovrebbero diventare soltanto aspiranti ufficiali, se no che significa? Noi dobbiamo sgobbare per anni e un tipo simile presta servizio solo un anno e ha lo stesso grado nostro. È un'ingiustizia. Ma che mi importa tutto ciò? Che mi occupo a fare? Di cose simili. Un soldato semplice, di sussistenza, è ora superiore a me. Io non sono più al mondo. Per me ormai è finita. Perduto l'onore, tutto perduto. Non mi resta altro da fare che caricare il revolver e. Gust, gust. Mi sembra che non ci credi ancora del tutto. Rifletti, non c'è altro da fare. Anche se ti torturi il cervello, non c'è altro da fare. Ora devi solo comportarti degnamente, nell'ultimo istante, essere un uomo, un ufficiale. In modo che il colonnello dica. È stato un bravo ragazzo, ne serveremo un sincero ricordo. Quante compagnie prendono parte ai funerali di un sottotenente? Veramente dovrei saperlo. <ride> Anche se viene tutto il battaglione o tutta la guarnigione e sparano venti colpi a salve, non per questo ritornerò in vita. Davanti a quel caffè sono stato seduto l'estate scorsa col signor von Engel dopo lo steps militare. Strano, da allora. Non l'ho più rivisto. Perché avevo l'occhio sinistro bendato? Volevo sempre chiederglielo, ma non sarebbe stato corretto. Ora passano due artiglieri. Penseranno certamente che sto andando dietro a quella ragazza. A proposito, fammela guardare. Oh, orribile. Vorrei solo sapere come fa una donna simile a guadagnarsi la vita. Per conto mio preferirei piuttosto... Sebbene in tempo di galestia panvecciato, dopo ho avuto un tale disgusto che ho pensato non toccherò mai più una donna. Fu un periodo orribile quello trascorso la sua in Galizia. Veramente una gran fortuna che siamo venuti a Vienna. Bocorni è sempre a San Bor e potrà restare lì ancora dieci anni e invecchiarci. Ma se forsi è rimasto là non mi sarebbe capitato quello che oggi mi è capitato e preferirei invecchiare in Galizia piuttosto che. piuttosto che. piuttosto che... Sì. Ma che c'è? Che succede? Sono forse pazzo che lo dimentico sempre? Sì, per l'anima mia. Me la dimentico ogni momento. Ma se mai sentito che uno debba cacciarsi una pallottola nel cervello nel giro di poche ore... E pensi a tutte le cose possibili che ormai non lo riguardano più. Per l'anima mia, mi sembra proprio di essere ubriaco. <ride> una bella ebbrezza. Un'ebbrezza da morire, un'ebbrezza suicida. <ride> Faccio dello spirito benissimo. Eh, sono di buon umore. È certo una mia qualità innata. Davvero, se lo raccontassi a qualcuno, non ci crederebbe. Ho l'impressione che se avessi la rivoltella con me... Ora premerai il grilletto e in un secondo tutto è finito. Non per tutti è così facile. Altri devono tormentarsi per mesi interi. La mia povera cugina era stata a letto due anni senza potersi muovere. Ha avuto dolori orribili, una vera pena. Non è meglio quando si provvede da sé. Bisogna solo fare attenzione e prendere bene la mira perché non capiti come quell'aspirante ufficiale l'anno scorso... Quel povero diavolo non è morto, ma è diventato cieco. Che ne sarà ora di lui? Dove vivrà? Terribile. Dovrà andare in giro così conciato. Cioè, andare in giro da solo non può. Deve essere guidato. Così giovane. Non avrà ora neppure vent'anni. L'amante la colpi meglio. Morì subito. Incredibile per qual motivo la gente si uccide. Com'è mai possibile essere gelosi? In vita mia non ho mai concepito un sentimento simile. Steffi se ne sta ora beatamente alla Schaft. poi andrà a casa con lui. Non me ne importa nulla, proprio nulla. Ha un appartamento grazioso, una piccola stanza da bagno con la lanterna rossa, quando recentemente è entrata avvolta nella vestaglia di seta verde. La vestaglia verde non la vedrò più. Steffi ne cura. E neppure salirò più la bella scala ampia nella Gushau La signorina Steffi continuerà a divertirsi, come se non fosse caduto proprio nulla. Non potrà neppure raccontare a nessuno che il suo caro Gus si è ucciso. Ma piangerà certamente, oh sì, piangerà. Veramente a piangere saranno in molti. Per amore del cielo, la mamma. Oh no, no, a questo non devo pensare. Oh no. Non bisogna assolutamente pensarci. Alla famiglia non si pensa, Gust. Chiaro, neppure l'ombra di un pensiero. Non c'è ba. Ora sono addirittura al Prater, in piena notte. Chi l'avrebbe pensato stamattina che stanotte sarei andato a passeggio nel Prater? Chi penserà quella guardia laggiù? Ba, proseguiamo. È bello qui. Diciannove ormai non se ne parla più e neppure di andare al caffè. L'aria è piacevole e c'è una pace. Molta. Vero è che di pace ne avrò ben presto tanta, più di quanto ne possa desiderare. <ride> Ma sono completamente senza fiato. Ho corso come un pazzo, pian piano, più piano Gusto, non c'è fretta, non hai proprio più nulla da fare, proprio nulla, assolutamente nulla. È solo un'impressione o io ho dei brividi di freddo? Sarà certo l'eccitazione. E poi non ho mangiato nulla. Cos'è che ha un odore così singolare? Non può mica essere cominciata la fioritura. Quanti ne abbiamo oggi? 4 aprile. Sicuro. Ha piovuto molto in questi ultimi giorni. Ma gli alberi sono ancora quasi completamente spogli. Ed è scuro. Oh. Mi sarebbe quasi da aver paura. Quella fu veramente l'unica volta nella mia vita che ebbe paura. Da ragazzo, allora nel bosco. Ma non ero poi così piccolo, avevo 14 o 15 anni. Quanto tempo è trascorso da allora? Nove anni, sicuro. A diciotto anni ero aspirante, a venti sottotenente, e l'anno prossimo sarò. Che sarò l'anno prossimo? Che significa poi l'anno prossimo? Che significa? La settimana prossima? Che significa dopo domani? Che? Mi battono i denti? <ride> Beh, lasciamogli battere un pochino. Signor tenente, lei ora solo non ha bisogno di fare la commedia dinanzi a nessuno. È dura, è dura. Mi siederò su questa panchina. Eh, dove sono ora? Che oscurità! Questo dietro di me deve essere il secondo caffè. Ci sono stato anche una volta l'estate scorsa quando la nostra banda vi ha dato un concerto. Con Kopetsky e con Rittner. C'era anche qualche altro. Ah, però sono stanco. Sono stanco come se avessi fatto una marcia di dieci ore. Sì, sarebbe bello addormentarsi qui. Ah, un sottotenente senza tetto. Già, dovrei pure andarmene a casa. Che faccio poi a casa? Ma che faccio a Prater? La eh? cosa migliore sarebbe se non dovessi proprio alzarmi. Potersi addormentare qui e non vegliarsi più. Sì, sarebbe certo comodo. No, non sarà così comodo per lei, signor Tenente. Ma come e quando? Ora, potrei una buona volta ponderare bene la cosa. Tutto deve essere ponderato. Questa è la vita. Dunque riflettiamo. Su che poi? <ride> che aria magnifica! Si dovrebbe andare più spesso a passeggio nel Prater, di notte. Già, ci avrei dovuto pensare prima. Ora, addio Prater, aria e passeggiate. Allora che fare? Ah, via questo, che pi... Ho l'impressione che mi prema sul cervello. Non riesco proprio a pensare come si deve. Ah, che sollievo. Dunque, ora bisogna concentrarsi, Gust, dare le ultime disposizioni. Allora... Domani mattina si fa finita. Domani mattina alle sette. Le sette. È una bella ora. <ride> Dunque, alle otto. Quando comincia la scuola sarà tutto finito. Kopecki però non potrà far lezione. Sarà troppo scosso. Ma forse non saprà ancora nulla. Non c'è bisogno di udire nulla. Max Lipai l'hanno trovato anche solo nel pomeriggio, mentre si ucciso la mattina e nessuno aveva sentito nulla. Ma che importa se Copeschi terrà lezione o no? Dunque alle sette. Bene, e poi? Non c'è da pensare più a nulla. Mi uccido in camera e non se ne parla più. Lunedì ci saranno i funerali. Conosco però uno che ne avrà piacere. Il dottore. Il duello non può aver luogo per il suicidio di uno dei contendenti. Che diranno dai Malheimer? A lui non gliene importerà molto, ma la moglie è così graziosa, bionda, con quella c'era da fare qualcosa. Oh sì, ho l'impressione che avrei avuto qualche chance, solo che mi fossi impegnato un po'. Certo sarebbe stato qualcosa di diverso da Steffi, quella donnaccia, però non ci si può permettere di essere pigri. E che significa fare la corte, inviare fiori, discutere assennatamente? In un caso simile non è possibile dire... Vieni domani pomeriggio da me in caserma. Certo, una signora così per bene. Sarebbe stata una relazione di un certo livello. La moglie del mio capitano, quella non era certo una donna per bene, potrei giurarci. Ibizki e Vermutek e quello scalcinato di aspirante, quello che l'ha avuta. Ma la signora Mannheimer sarebbe stata un'altra cosa, quella sarebbe stata una relazione da trasformare quasi un uomo e sarebbe acquisito anche un altro garbo e sarebbe potuto avere rispetto di se stessi ma queste eterne donnacce e ho cominciato così giovane ero ancora un ragazzo quando allora ebbi la prima licenza e fui a graz a casa dei miei genitori c'era anche Riddle fu una boema deve avere avuto il doppio dei miei anni sono rientrato a casa solo la mattina come mi guardò mio padre e Clara. Soprattutto mi sono vergognato davanti a Clara. Allora era fidanzata. Perché poi non se n'è fatto più nulla? Io veramente non me ne sono interessato molto. Povera figlia, non ha mai avuto fortuna. E ora perde anche il suo unico fratello. Sì, non mi vedrai più, Clara. È finita. Non avresti immaginato, sorellina, quando mi hai accompagnato alla stazione il primo anno. Che non mi avresti più rivisto? E la mamma? Signori Dio, la mamma, no, non devo pensarci. Se ci penso sono capace di commettere una bassezza. Ah, se prima potessi ancora andare a casa. Dire, è solo un giorno di permesso. Rivedere ancora una volta papà, mamma, Clara, prima di farla finita. Sì, posso partire per Graz col primo treno alle sette. All'una sono là. Salve mamma, ciao Clara. Beh, come state? Che bella sorpresa, ma potrebbero accorgersi di qualcosa, anche se non se ne accorge nessun altro. Clara, Clara certamente, Clara è una ragazza così intelligente. Com'è stata affettuosa l'ultima volta che mi ha scritto? E io le devo ancora rispondere, e i buoni consigli che mi dà sempre. Una creatura dall'animo così buono. Chissà se non sarebbe andato tutto diversamente se fosse rimasto a casa. Avrei studiato economia, sarei andato dallo zio. Non volevano tutti così quando ero ancora un ragazzo. Magari ora sarei già sposato. Una cara, brava fanciulla. Forse Anna mi ha voluto così bene. Anche ora l'ho notato, l'ultima volta che sono stato a casa. Sebbene abbia già un marito e due figli, me ne sono accorto da come mi guardava. Mi chiamava sempre Ustl, come allora. Lei eh sì, che ne sarà scossa quando saprà la fine che ho fatto. Ma suo marito dirà, avevo previsto un mascalzone simile. Tutti crederanno che è stato per via dei debiti. Non è affatto vero. È tutto pagato. Solo gli ultimi 160 fiorini, ma anche quelli domani saranno qui. Sì, devo ancora provvedere a che Ballert abbia i 160 fiorini. Bisogna che lo scriva prima di uccidermi. È terribile, terribile. Se potessi andarmene. In America dove nessuno mi conosce. In America nessuno sa quello che è accaduto qui stasera, nessuno se ne cura. Recentemente si è parlato nel giornale di un certo conte Runghe che fu costretto ad andar via a causa di un losco affare e ora ha laggiù un hotel e se ne infischia di tutto. E dopo qualche anno potrei ritornare, non avviene naturalmente neppure a Grazia, ma nella tenuta. E mamma, papà e Clara lo preferirebbero certo mille volte purché restassi in vita. E che me ne importa degli altri? Chi c'è altrimenti che mi voglia bene? A parte Kopeski, ce ne fischierebbero tutti di me. Kopeski è certo l'unico. E proprio lui doveva regalarmi il biglietto oggi. E il biglietto ha la colpa di tutto. Senza il biglietto non sarei andato al concerto e tutto questo non sarebbe accaduto. Ma chi è che è accaduto? È proprio come se fossero trascorsi cent'anni da quel momento e invece non sono passate neppure due ore. Due ore fa uno mi ha dato del ragazzaccio e voleva rompermi la sciabola. Per Dio, ora comincio a urlare in piena notte. Perché è accaduto tutto questo? Non potevo aspettare ancora un poco finché si sfollava il guardaroba? E perché poi gli ho detto «Tenga il becco chiuso!» Come hai potuto sfuggirmi? Eppure di solito sono una persona cortese. Eppure col mio attendente sono così villano. Ma è naturale, ero nervoso. Dopo tutto quello che è capitato. La sfortuna al gioco, gli eterni rifiuti della Steffi e il duello domani pomeriggio. E poi dormo troppo poco in questi ultimi tempi. E la faticaccia in caserma. Alla lunga è insopportabile. Prima o poi mi sarei ammalato, avrei dovuto chiedere una licenza. Ora non è più necessario, ora verrà una lunga licenza con sospensione delle competenze. <ride> Quanto tempo resterò ancora seduto qui? Doveva essere passata mezzanotte. Non ho sentito suonare l'ora poco prima? Cos'è questo rumore? Passa una carrozza? A quest'ora? Ruote di gomma, posso immaginarmelo? gli stanno meglio di me. Forse Ballard con la Berta. Perché dovrebbe essere proprio Ballard? Vai, vai. Bella geggio aveva Sua altezza in Fresnil. Era la vettura con cui andava sempre in città dalla Rosenberg. Molto affabile, Sua Eccellenza, un vero camerata. Dava del tuo a tutti. Bai tempi quelli. Sebbene la donna era desolata ed estate da morire. Un pomeriggio tre soldati furono colpiti da insolazione, anche il caporale del suo plotone, un ragazzo così in gamba. Nel pomeriggio ci distendevamo nudi sui letti. Una volta Weissner entrò improvvisamente nella mia stanza. Proprio in quel momento devo aver sognato. Mi alzo e sfodero la sciabola che è vicina a me. Devo aver avuto un aspetto molto buffo. Weissner è mezzo morto dalla risa. È già capitano di cavalleria. Peccato che non sono andato in cavalleria. Ma il vecchio non ha voluto. Sarebbe stato uno scherzo troppo caro. Ora però non importa più nulla. Perché poi. Ah, eh, già. Devo morire. Perciò non importa più nulla. Devo morire. Ma come? Ascolta, Gus, sei venuto apposta in piena notte nel prater, dove non ti disturba anima viva. Ora puoi riflettere tranquillamente su tutto. America le dimissioni, tutte balordaggini, e tu sei fin troppo stupido per ricominciare con qualcos'altro. E anche se campi cent'anni e pensi che uno voleva spezzarti la sciabola e ti ha chiamato ragazzaccio e tu te ne sei stato lì e non hai potuto far nulla, no, qui non c'è proprio nulla da riflettere. Quello che è successo è successo, anche il pensiero di mamma e Clara, sciocchezze. Si rassegneranno, tutto si dimentica. Come ha pianto la mamma quando è morto suo fratello? E dopo un mese non vi ha quasi pensato più. È andata al cimitero, la prima ogni mattina, poi ogni mese, e ora ci va solo nell'anniversario della morte. Domani è l'anniversario della mia morte, 5 aprile. Chissà se mi porteranno a Graz. Sarà una bella gioia per i vermi di Graz. Ma questo non mi riguarda. Su ciò si dovranno rompere la testa gli altri. Dunque, cos'è poi che mi riguarda? Ah già. 160 fiorini di Ballert. Questo è tutto. Non ho altre disposizioni da dare. Scrivere delle lettere? Perché poi? A chi? Prendere commiato? Ma per tutti i diavoli. Quando ci si uccide? Ciò è chiaro abbastanza. Gli altri si accorgeranno bene che si è preso commiato. Se la gente sapesse quanto tutta questa storia mi è indifferente, non mi compiangerebbe di certo. Non ne vale comunque la pena. E che ho avuto io dalla vita? Una cosa avrei fatto ancora volentieri. Una guerra. L avrei aspettato invano. E tutto il resto lo conosco. Se una femmina del genere si chiama Steffi o Cunigunde è perfettamente lo stesso. E le operette più belle le conosco anche. Il Langring l'ho visto dodici volte e stasera ho sentito persino un oratorio. E un fornaio mi ha dato del ragazzaccio. Per l'anima mia è proprio abbastanza. e Non mi attira più niente. Dunque andiamo a casa. Lentamente, molto lentamente. Fretta veramente non ne ho. Riposiamoci ancora qualche minuto qui, nel prater, su una panchina, senza tetto. Nel letto non mi coricherò mai più. Avrò abbastanza tempo per dormire. Ah, quest'aria. Questa sì che mi mancherà. Ma che accade? Ehi, hey, Johan, portatemi un bicchiere d'acqua fresca. Che è? Dove? Ma sogno dunque? A mia testa un perbacco. Maledizione! Non riesco ad aprire gli occhi. Ma sono vestito. Dove sono? Santo cielo! Mi sono addormentato. Come ho potuto mai dormire? È già l'alba. Quanto avrò dormito? Devo guardare l'orologio. Non vedo nulla. Dove sono i miei fiammiferi? Sì! Si accende o no? Le tre. E alle quattro dovrei battermi in duello. No, non battermi. Uccidermi devo! Il duello non c'entra più. Devo uccidermi perché un fornaio mi ha dato del ragazzaccio. Ma poi è caduto veramente. Mi gira stranamente la testa. Ho il collo come in una morsa. Non mi posso muovere per nulla. La gamba destra mi si è addormentata. In piedi, in piedi. Ah, così va meglio. Incomincia a far giorno. E quest'aria. Proprio come allora, quando eravamo accampati nel bosco e io ero agli avamposti. Quello era un altro svegliarsi. Mi aspettavo una giornata diversa. Ho l'impressione che non ci creda ancora veramente. Laggiù è la strada, grigia, deserta. Sicuramente sono l'unica persona al prater. Alle quattro del mattino ci sono già stato un'altra volta con Pausinger. L'abbiamo mandati a cavallo. Io sul cavallo del capitano Mirovich e Pausinger sul proprio ronzino. È stato in marzo l'anno scorso. Era già tutto in fiore, tutto verde. Ora è ancora tutto brullo. Ma la primavera verrà presto. Tra qualche giorno sarà già qui. Mughetti, Violette. Peccato che non possa più goderne qualsiasi mascalzone ne gode e io devo morire è una cosa tremenda e gli altri siederanno nei giardini dei ristoranti e ceneranno come se non fosse successo nulla proprio come facciamo noi la sera del giorno in cui portarono via Lipai e Lipai era così ben voluto al reggimento gli volevano bene più di quanto non ne vogliono a me perché poi non dovrebbero andare a cenare al ristorante quando creperò io Proprio caldo, molto più caldo di ieri. E che profumo. Eppure deve essere già iniziata la fioritura. Chissà se Steffi mi porterà dei fiori. Ma non se lo sogna nemmeno. Proprio lei. Certo, se ci fosse ancora l'Adele... Ah, l'Adele. Credo di non aver più pensato a lei da due anni. In vita mia non ho mai visto piangere così una donna. È stata certo la relazione più carina che ho avuto. Così modesta, così senza pretese come era, quella sì che mi ha voluto bene, potrei giurarci. Era tutt'altra cosa che Steffi. Vorrei solo sapere perché l'ho piantata. Una vera bestialità. La relazione era divenuta troppo insipida, certo, questo è tutto. Uscirò ogni sera sempre con la stessa. Poi ho avuto paura di non riuscire più a liberarmi di lei. Una tale piagnona. Eppure, Gust, avresti potuto aspettare ancora. È stata certo l'unica che ti ha voluto bene. Che farà ora? Ma che potrà fare? Ora avrà un altro. Certo, con Steffi ci sono meno difficoltà, ma quando ci si impegna solo di quando in quando, e un altro ha tutti quanti i fastidi e io solo il piacere, non si può poi pretendere che venga anche al cimitero. Chi ci andrebbe del resto se non vi fosse costretto? Forse solo Kopecky e basta. Eppure è triste non avere proprio nessuno. Che sciocchezza. Papà, mamma e Clara. In fondo sono il figlio, il fratello. Ma chi altro c'è di noi? Mi vogliono bene, sicuro, ma che ne sanno di me? Che faccio il mio servizio, che gioco a carte e vado in giro con le ragazze, ma che altro? Che qualche volta ho ribrezzo di me stesso? Questo non l'ho loro mai scritto. Del resto mi pare che neppure io ne sia stato mai molto convinto. Che storia vai a tirar fuori ora, Gustl? Ci manca solo che cominci a piangere. Cammina bene, così, sia che si vada a un appuntamento o a montare la guardia o in battaglia. Chi è che te l'ha detto? Ah già, il maggiore Lederer, alla mensa. Quando si parlò di Finkleder che è diventato così pallido al suo primo duello e ha vomitato. Sì, sia che si vada a un appuntamento o incontro alla morte sicura, il vero ufficiale non lo lascia scorgere nel viso e nel passo. Dunque, Gust, l'ha detto il maggiore Ederer. <ride> Sempre più chiaro, si potrebbe già leggere. Cos'è questo fischio? Ah, laggiù c'è la stazione nord. La colonna di Tegetov non mi è mai sembrata così lunga. Lì di fronte ci sono delle carrozze, ma per la strada nient'altro che spazzini, i miei ultimi spazzini. <ride> Devo sempre ridere quando ci penso. Non capisco proprio perché. Che capiti a tutti, una volta che siano sicuri? Le tre e mezzo all'orologio della stazione Nord». Ora il problema è solo se uccidermi alle sette regolandomi sull'ora della stazione o su quella di Vienna. Le sette. Già, perché proprio le sette? Come se non potessi fare diversamente. Ho fame, per l'anima mia, ho fame. Niente di strano. Da quando non ho più mangiato nulla? Da, da ieri sera alle sei al caffè. Sì, quando Kopetski mi ha dato il biglietto. Un caffè latte e due cornetti. Che dirà il fornaio quando verrà a saperlo? Cane maledetto. Ah, lui sì che saprai perché, si accorgerà finalmente che cosa significhi essere un ufficiale. Un individuo simile può farsi picchiare per la strada e non ci sono conseguenze, mentre uno di noi viene insultato a quattro occhi ed è un uomo morto. Se un mascalzone simile potesse almeno battersi. Ma no, allora sarebbe più cauto, non rischierebbe tanto. E così il bel tipo continua a vivere tranquillamente mentre io devo crepare. È lui che mi ha ucciso. Sì, Gust, non te ne accorgi? È lui che ti uccide. Ma lui neppure se la passerà così liscia. No, 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 no. Scriverò una lettera a Kopecki raccontandogli tutto, tutta la storia scriverò. O meglio ancora, ne scrivo al colonnello. Faccio un rapporto al comando del reggimento, proprio come un rapporto di servizio. Sì. Aspetta un po'. Pensi che una cosa simile possa restare segreta? Ti inganni. Sarà scritto a eterno ricordo. E poi voglio proprio vedere se hai ancora il coraggio di mostrarti al caffè. Ah. Voglio vedere. Questa è buona. Vorrei vedere volentieri ancora molte cose. Solo che purtroppo non sarà possibile. È finita. Ora Johan entra nella mia stanza e si accorge che il signor Tenente non ha dormito a casa. Penserà a tutto il possibile. Ma che il signor tenente ha pernottato nel prater, a questo poi no, per l'anima mia. Ah, quelli del 44esimo. Vanno al poligono. Lasciamoli passare. Ecco, mettiamoci qui. Adesso si apre una finestra. Carina la ragazza. Però mi metterei almeno qualcosa addosso prima di andare alla finestra. Domenica scorsa è stata l'ultima volta. Che proprio Steffi sarebbe stata l'ultima, non me lo sarei mai sognato. Addio. Questo è certo l'unico piacere reale. Fra due ore il signor colonnello li raggiungerà cavalcando elegantemente. I signori se la passano bene. Sì, sì, guida a destra. Va bene, se sapeste come me ne infischio di voi. Questa è buona, grazie. Da quando è stato trasferito al 44esimo? Salve, salve. Perché fa quella faccia? Perché accenna al suo capo? Mio caro, il tuo cranio mi interessa molto poco. Ah, capisco. No, mio caro, ti inganni. Ho dormito nel Prater. Lo leggerai oggi stesso, nei giornali della sera. Impossibile, dirà. Se stamattina quando siamo andati al poligono l'ho incontrato nella Praterstrasse, chi prenderà il comando della mia compagnia? Che la diano a Walterer? E sa che bei risultati. Un tipo senza energia. Avrebbe fatto meglio diventare calzolaio. Sorge già il sole. Oggi sarà certo una bella giornata. Una vera giornata primaverile. È veramente una cosa da uscire pazzi. Il cocchiere di quella vettura alle otto di stamani sarà ancora al mondo e io. Beh, che succede? Eh, questa poi sarebbe bella. Perdere il contegno proprio all'ultimo momento a causa di un cocchiere. Ma che succede? Perché all'improvviso mi piglia un così stupido batticuore. Non sarà mica perciò... Oh no, no, no. È perché non ho mangiato nulla da tanto tempo. Ma, Gust, sii sincero con te stesso. Hai paura? Paura? Perché non hai ancora provato? Ma questo non ti giova a nulla. La paura non ha mai aiutato nessuno. Ognuno deve provarlo una volta. Chi prima, chi dopo. E a te tocca appunto prima. In realtà non sei mai valso granché. Comportati onorevolmente, almeno alla fine. Questo esigo da te. Ecco, ora si tratta solo di riflettere. Ma su che cosa poi? Voglio sempre riflettere su qualcosa. Eppure è molto semplice. È nel cassetto del comodino ed è anche carica, basta premere il grilletto. Non ci vorrà poi una grande abilità. Quella va già al lavoro. Povere ragazze. A tele era anche lei impegnata in un negozio. Qualche volta sono andato a prenderla, la sera. Quando lavorano in un negozio, non diventano delle donnacce. Se Steffi fosse solo mia, la farei diventare modista o qualcosa di simile. Come la verrà a sapere? Dal giornale? Si arrabbierà che non gli ho scritto. Ho l'impressione che finirà col darmi di volta il cervello. Che mi importa se sarà in collera o no? Quanto è durata poi tutta la relazione? Da gennaio a ah no? Deve essere già cominciata prima di Natale. Mi ha portato delle chicche da Graz e per Capodanno mi ha scritto una lettera. A proposito, le lettere che ho a casa, non ve vale ne è nessuna che dovrei bruciare? Ah, quella di Falsteiner. Se si trova la lettera, il ragazzo potrebbe avere dei fastidi. Per quel che mi importa. In fondo non è poi una gran fatica, ma tirarla fuori, proprio quella, non posso. È meglio che le bruci tutte insieme. A chi potrebbero servire poi? Sono tutte fesserie. E quei pochi libri che ho potrei lasciarli a Blanì. Attraverso la notte e il ghiaccio. Peccato che non potrò più finirlo di leggere. Non ho riuscito a leggere poco in questi ultimi tempi. Organo. Ah, viene dalla chiesa. La prima messa. È molto che non ne ascolto una. L'ultima volta in febbraio, quando la mia compagnia vi fu comandata. Ma quella non mi vanse. Dovetti badare ai miei uomini perché stessero raccolti e si comportassero bene. Vorrei entrare in chiesa. Alla fine può esserci qualcosa di vero. Bah. Oggi dopo pranzo lo saprò con esattezza. Ah, dopo pranzo, questa è bella. Dunque, che faccio? Entro o non entro? Credo che per mamma sarebbe un conforto se lo sapesse. Clara ci dà meno importanza. Allora entriamo. Non ci perdo certo nulla. Organo? Canto? Eh? Ma che succede? Mi gira la testa. Dio, Dio, Dio. Vorrei una persona con cui poter scambiare prima una parola. Sarebbe una bella idea se mi andassi a confessare. Chissà che faccia farebbe il prete se alla fine gli dicessi... Servo suo reverendo, adesso vado a uccidermi. Avrei una gran voglia di stendermi qui a terra a piangere. Ah oh no, è impossibile. Ma a volte fa così bene piangere. Sediamoci un momento. Ma senza addormentarsi di nuovo come nel prater. Quelli che hanno una religione stanno certo meglio. Bene, ora cominciano pure a tremarmi le mani. Se continuo così, finirò con l'avere una tal nausea di me. Che mi ucciderò solo per la vergogna. Quella vecchia, per cosa pregherà mai? Sarebbe un'idea se le dicessi. Unisca anche me alle sue preghiere. Non ho mai imparato bene come si fa. Ah, ho l'impressione che il morire stupidisca. Alziamoci. Cosa mi ricorda poi questa melodia? Santo cielo, ieri sera. Via via! Non riesco proprio a sopportarlo. Non facciamo un simile chiasso. Non trasciniamo così la sciabola, non disturbiamo la gente nel raccoglimento. Eccomi fuori. E sta meglio all'aperto. Luce. Ah, l'ora si avvicina sempre più. Preferirei fosse passata. Avrei dovuto farlo subito nel prater. Non si dovrebbe mai uscire senza revolver. E ne avessi avuto uno ieri sera. Per Dio, potrei andare al caffè a far colazione. Ho fame. Prima mi è sempre sembrato strano che i condannati la mattina dell'esecuzione bevano ancora il loro caffè e fumino il loro sigaro. Perbacco, non ho fumato per nulla. Proprio nessuna voglia di fumare. È strano. Avrei voglia di andare al mio caffè. Sì, è sicuramente aperto. E ora non ci sarà nessuno dei nostri. E anche se ci fossero, tutt'al più, un segno di sangue freddo. Alle sei ha fatto ancora colazione al caffè e alle sette si è suicidato. Sono di nuovo calmo. È così piacevole passeggiare. E il più bello è che nessuno mi costringe. Se volessi, potrei ancora buttare tutto alle ortiche, America. Cos'è questo buttare alle ortiche? Che significa buttare alle ortiche? Mi sembra di avere l'insolazione. Oh. <ride> forse per questo che sono così calmo, perché mi immagino sempre di non essere obbligato. Devo, devo, non voglio. Ma come puoi mai pensare, Gust, di toglierti l'uniforme e scappare, mentre quel cane maledetto creperà dalle risate e Copezchi stesso non ti vorrebbe più dare la mano. Ho l'impressione di essere diventato tutto rosso. Quel polizzato mi saluta, devo rispondere. Salve! Adesso ha addirittura detto salve. Fa sempre piacere a un povero diavolo. Certo, di me nessuno ha avuto mai a lamentarsi. Fuori servizio sono sempre stato affabile. Quando siamo stati alle manovre ho regalato dei sigari ai graduati della compagnia. Una volta durante le esercitazioni col fucile ho sentito che uno dietro di me diceva qualcosa come «Maledetta sfacchinata» e non l'ho messo a rapporto. Non solo ho solo detto «Stia attento lei, potrebbe sentirla qualcun altro». Allora se la passerebbe male. Il Burghoff. Chi è che monta la guardia oggi? I bosniaci. Fanno bella figura. Il tenente colonnello ha detto recentemente, quando nel 78 eravamo laggiù, nessuno avrebbe creduto che un giorno ci avrebbero ubbidito così. Per Dio, in un'occasione simile avrei voluto trovarmi. Ecco che si alzano tutti dalla panchina. Salve, salve. Peccato che ad uno come noi non sia data questa possibilità. Sarebbe certo stato bello sul campo dell'onore per la patria, anziché così. Sì, signor dottore, lei eh, in realtà se la cava bene. Chissà che non ci sia qualcun altro che si assume il mio compito. Per l'anima mia, dovrei lasciare scritto che Copetsky o Vimetal si battano invece mia con quel mascalzone. <ride> non se la deve passare così liscia. Ma che? Non è indifferente ciò che accadrà dopo? «Io certo non lo verrò mai più a sapere». Gli alberi cominciano a germogliare. Una volta ho fermato una nel Volksgarten. Aveva un vestito rosso. Abitava nella Stotzigasse. Dopo se l'è presa con Rochlitz. Ho l'impressione che ce l'abbia ancora, ma non ne parla più. Forse si vergogna. Ora Steffi dorme ancora. È così cara quando dorme. Come una bambina che non sappia contare neppure fino a cinque. Quando dormono fanno tutte queste impressioni. Pure dovrei scrivere le due righe, perché no? Tutti in fondo scrivono delle lettere prima. Dovrei scrivere anche a Clara, perché conforti papà e mamma, e qualche altra frase del genere. E anche a Copeschi, per l'anima mia. Ho l'impressione che sarebbe molto più facile, dopo aver detto addio a qualcuno. E la comunicazione al comando del reggimento e i 160 fiorini per Ballert... Veramente ho ancora molto da sbrigare. Nessuno mi obbliga a farlo alle sette. Dalle otto in poi c'è sempre tempo abbastanza per essere morto. Esser morto, sì, proprio così. Non c'è nulla da fare. La ringstrasse. Fra poco sarò nel mio caffè. Mi pare addirittura che mi rallegri all'idea della colazione. È incredibile! Sì. Dopo la colazione mi accendo un sigaro, poi vado a casa e scrivo. Prima di tutto faccio la comunicazione al comando, poi la lettera a Clara, poi a Copelsky, poi a Steffi. Cosa devo poi scrivere a quella carognetta? Mia cara bambina, non l'avresti mai pensato. Ma che sciocchezza. Mia cara bambina, ti ringrazio tanto. Mia cara bambina, prima che me ne vada da questo mondo, non voglio tralasciare. Scrivere lettere non è mai stato il mio forte. Mia cara bambina, un ultimo addio dal tuo gusto. Chissà che faccia farà. Eppure è una fortuna che non ne sia mai stato innamorato. Deve essere triste quando si vuol bene a qualcuno e così. Gust, sii sì, buono. È già abbastanza triste così. Dopo Stefani sarebbero venute ancora delle altre e alla fine anche una che valeva qualcosa. Fanciulla di buona famiglia, con dote. Sarebbe stato bello. A Clara devo scrivere dettagliatamente dicendole che non ho potuto fare diversamente. Devi perdonarmi, cara sorella, e ti prego, consola anche i cari genitori. So di aver causato a voi tutti delle preoccupazioni e dei dolori, ma credimi, vi ho sempre voluto molto bene e spero che anche tu un giorno potrai essere felice, mia cara Clara, e non dimenticherai completamente il tuo infelice fratello. Ah, è meglio che non le scriva proprio nulla. No, qua mi viene da piangere, mi bruciano gli occhi al solo pensarci. Tutto al più scriverò a Copeschi un addio cameratesco e lui si incaricherà di estenderlo agli altri. Sono già le sei, o oh no, le cinque e mezzo le sei meno un quarto. Ma che bel visino. La graziosa ragazza dagli occhi neri che incontro così spesso nella Floriangasse. Che dirà? Ma se non sa nemmeno chi io sia? Si meraviglierà solo di non vedermi più. Altro ieri mi sono proposto di fermarla la prossima volta. Ha civettato abbastanza. Era così giovane. Alla fine forse è ancora vergine. Sì, Gust. Chi ha tempo non aspetti tempo. Quello lì sicuramente non ha dormito neppure lui tutta la notte. Ora se ne andrà, bel bello, a casa e si metterà a letto. Anch'io. <ride> Ora la cosa diventa seria, Gust. Sì. Però, se non ci fosse nemmeno quel po' di paura, allora la cosa non avrebbe proprio alcuna importanza e tutto sommato, devo dirlo, mi comporto bene. Ah, dove andare ora? Ma ah, ecco qui il mio caffè. Stanno ancora scopando. Entriamo. Lì dietro è il tavolo dove giocano sempre a tarocchi. Strano, non riesco proprio a immaginarmi che l'individuo che siede sempre lì dietro accanto alle parete possa essere lo stesso che mi. Non c'è ancora nessuno. Ma dov'è il cameriere? Ehi, eccolo che arriva dalla cucina. Si infila in fretta il frac. Veramente non ce n'è più bisogno. Ah, per lui, certo. Deve servire ancora altre persone oggi. Riverisco, signor tenente. Buongiorno. Così presto oggi, signor tenente. Ah, lasciate pure, non ho molto tempo. Posso sedermi col sopravito. Cosa desidera, signor tenente? Un caffè macchiato. Subito, signor tenente. Ah, qui ci sono dei giornali. Già, quelli di oggi? Che riportino già qualcosa? Ma cosa? Mi sembra che voglia vedere se riportano che mi sono ucciso. <ride> Perché sto ancora in piedi. Sediamoci qui, vicino alla finestra. Mi ha già portato il caffè. Bene, ora chiudo la tendina. Non posso sopportare che la gente guardi dentro. Però è che non passa nessuno. Com'è buono questo caffè? Non è dunque ancora una vuota illusione far colazione. Ah, si diventa tutta a un tratto uomo. È stata una gran sciocchezza non aver cenato. Che fa questo di nuovo qui? Eh, mi hanno portato i panini? Il signor Tenente ha già sentito? Cosa? Per l'amor di Dio. E sappia già qualcosa? Ma è assurdo, non è possibile. Al signor habitz che? Ma questo è il nome del fornaio. Che dirà ora? Che sia infine già stato qui? Che sia già stato qui ieri e abbia raccontato? Ma perché non prosegue? Ma sì, che prosegue. È venuto un colpo stanotte alle dodici. Che? Non posso urlare così, no? Non devo farne accorgere. Ma forse sogno? Devo chiederglielo ancora una volta. A chi è venuto un colpo? Magnifico, magnifico l'ho detto con un'aria così innocente. Al fornaio, signor Tenente. Il signor Tenente lo conoscerà di certo, quel tipo grosso che ogni pomeriggio fa la sua partita a tarocchi vicino ai signori ufficiali. Col signor Schlesinger e il signor Wasner nel negozio di fiori artificiali qui di fronte. Sono completamente sveglio. È tutto vero. Eppure non riesco ancora a crederci. Devo chiederglielo ancora una volta, molto ingenuamente. Mi è venuto un colpo? Ma come mai? Come fa a saperlo? Ma signor Tenente, chi dovrebbe saperlo prima di noi? Il panino che il signor Tenente sta mangiando adesso è anche del signor Habelswalner. Il ragazzino che ci porta la pasticceria alle quattro e mezzo del mattino ce lo ha raccontato. Per la mola del cielo, non devo tradirmi. Vorrei gridare, vorrei ridere, vorrei dare un bacio a Rudolf. Ma devo ancora fargli delle domande. Esser colpiti da apoplessia? Non vuole ancora dire essere morti. Devo domandare se è morto. Ma con tutta calma, perché che me ne importa del fornaio? Devo guardare il giornale mentre interrogo il cameriere. È morto? Ma certo, signor tenente, è morto sul colpo. Oh, magnifico, magnifico! Vuol vedere che è andata così perché sono stato in chiesa. La sera è stato a teatro. È caduto per le scale, il portinaio ha sentito il rumore. Poi l'hanno portato in casa, e quando è venuto il dottore era già finito da un pezzo. Ma è triste, era ancora nel fior degli anni. Questo l'ho detto veramente bene: nessuno potrebbe sospettare qualcosa del mio contegno, e bisogna veramente che mi freni per non urlare o saltare sul biliardo. Sì, signor Tenente, molto triste. Un signore così buono e veniva da noi da vent'anni. Era un buon amico del nostro padrone. E la povera signora. Credo di non essere mai stato così contento in vita mia. È morto, morto. E sono sa nulla e nulla è accaduto. E che gran fortuna che sia andato al caffè, altrimenti mi sarei ucciso per niente. Ha proprio come una disposizione del destino. Dov'è Rudolf? Ah, sta parlando col garzone. Dunque è morto? È morto? Non ci posso ancora credere. Avrei una gran voglia di andarlo a vedere. Forse gli è venuto il colpo per la rabbia, per l'ira trattenuta. Ah, e perché mi è indifferente? L'essenziale è che sia morto. Ah, io posso vivere e tutto mi appartiene, di nuovo. Strano come continui a spezzettarmi nel caffè il panino che il signor Habertswaller ha cotto per me. Molto buono, signor Habertswaller, magnifico. Bene, e ora vorrei fumarmi ancora un sigaro. Rudolf, voi, Rudolf. E lasciate in pace il garzone. Prego, signor tenente. Un trabucco. Sono così felice. così felice. Che faccio ora? Che faccio dunque? Qui bisogna pur fare qualcosa, altrimenti viene anche a me un colpo dalla gran gioia. Tra un quarto d'ora vado in caserma e mi faccio frizionare con l'acqua fredda da Joan. Alle sette e mezzo ci sono le esercitazioni col fucile. E alle nove e mezzo addestramento. E a Steffi scrivo che deve tenersi libera per questa sera. Costi quel che costi. E il pomeriggio alle quattro. Beh, aspetta un po', mio caro, aspetta. Sono proprio di buon umore. Farò di te polpette.